La seguente trasmissione è presentata da Swiss Helicopter Regione Ticino, 15 basi in Svizzera. Swiss Helicopter Regione Ticino. Sono le ore dove mi ricarico, dove le uniche cose che si muovono mi sembra che siano le nuvole e la luce. E in questo trekking ho bisogno di ricaricarmi, ho bisogno di questi momenti qui, perché veramente, cioè, è magnifico, è veramente impegnativo. Oggi non è generosissima, la meteo non ci regala un'alba, ne abbiamo già avute una qualcuna, quindi non dobbiamo pretendere troppo, né? Ricordi ieri cosa ti ho detto a un certo punto? Che due occhi non bastano, qua non bastano. Di essere pieno di occhi così potresti godertela ancora di più. Ieri sul ghiacciaio penso sia uscita un po' quella parte di me che non vorrei avere. Da piccola ero sempre quella che diceva non riesco, non riesco, no, non riesco, è inutile, non riesco. E quando sono veramente in una situazione di difficoltà, ma che in realtà non è giustificata, in quei momenti lì torna fuori. E ieri sul ghiacciaio c'è stato questo crepaccio che ero, ai miei occhi era immenso. E quindi sono andata un attimo, non so se era panico o cosa, ho detto io qua non passo. No, non riesco, no, no. vabbè, quella sono io, è giusto che esca quello che la verità, abbiamo detto, trekking verità, questi programmi sono la verità, esco anch'io come sono. Sono quel tipo di trekking che o lo fai o a parole non lo puoi descrivere. Questi ragazzi secondo me hanno un'abilità nel raccontarlo veramente bene. Eroi. Buongiorno a tutti. Buongiorno. La tappa, ormai ci spostiamo da qua, dalla capanna Albigna, passando per il passo Casnili e poi andiamo alla capanna del Forno. Sono dei passaggi che camminiamo anche ancora su sassi, pietre, specialmente poi la discesa che scende verso il ghiacciaio del Forno. È attrezzata, ma bisogna avere magari anche l'imbrago con il cordino. È bello, però abbiamo un forte vento dal nord e ci porterà abbastanza temperature fredde. A volte gli vorresti fermarti, guardarti e non lo puoi fare, perché in quel momento lì le guide ti dicono non è il momento. Però questo non toglie il fatto che è veramente incredibile, maestoso, ammaglia a volte, veramente rimani lì e dici lo auguri a chiunque. La tappa di oggi è di 8,4 km per 4 ore effettive di camminata. Lasciamo la capanna Albigna e raggiungiamo la capanna Forno. Scaleremo il Casnilet, una delle cime del Piz Casnil, che culmina a 3.187 metri. In seguito scenderemo e attraverseremo la morena del ghiacciaio del Forno. Infine ci aspetta una ripida salita per raggiungere l'omonima capanna. Il dislivello positivo è di 1.057 metri e negativo di 818. Thank you.
Adesso qui si concentra al massimo, perché le mie facili al terreno. Guardate su, le deve vedere il mio bitaggio sans, che la cadena è in sci di tennis, però di fare attenzione, perché se slitto via qui, fermo un sbalzo di 100 metri. Dunque, concentrazione se parla mia. Sifredo, guarda le nuvole come si muovono, vuol dire che su lì c'è un sacco di vento. C'è fortissimo vento in alto, abbiamo un vento dal nord-est e dobbiamo vedere appunto là, ma scolliniamo il passo, facciamo qualcosetta di piccolo e poi andiamo alla forno. Mi piacerebbe oggi parlare anche un po' di che rapporto abbiamo con la fatica. La fatica prima di tutto qua in montagna. Reto? Per me la fatica è la cerco, diciamo. In che senso la cerchi? Cerco sempre di... mi piace far fatica. Mi piace andare in montagna, mi piace migliorarmi. E anche il ricompenso di una cima, di un traguardo che ti prefiggi, ti aiuta a essere positivo, a superare anche certi momenti brutti che ci sono nella vita. È difficile trovare, è una linea sottile tra la perseveranza, esatto, e il rispetto della fatica. E poi di fatica ce ne sono due, c'è quella fisica, che uno sportivo di solito ama, è quella che magari si cerca, e poi c'è quella mentale che di solito la si vuole scacciare con quella fisica. E se arriva quella mentale è più pesante. Facendo fatica ci si conosce? Sì, impari a capire dove sono i tuoi limiti e magari li vuoi spingere un po' più là. Irene, si fa più fatica a fare un trekking così o gestire i due figli a casa? Gestire i due figli a casa è senza discussioni. Non ci sono dubbi. Infatti più sono stanca mentalmente, più ho bisogno di far fatica fisicamente. Quindi quando mi ritrovo stanca da una giornata con i bambini, ho bisogno di andare a sfogarmi alla sera con la bicicletta, non è possibile. Cosa combina questo Elia? Lui la stanchezza la mangia, è una stanchezza zero. Stanchezza zero. No, no. Bisogna tenere il morale alto, No. Elia, ci stanchi l'Irene? No, sono abituata con i bambini. Ah, grazie. Ma la giovane al bordo. Il bambino. Boccia! Ma che bello! È magnifico! Ich kannte den Vorgänger und als er aufgehört hat, habe ich die Chance bekommen. Er hat gefragt, ob ich die Hütte übernehmen möchte. Und ich wusste nicht, dass wir 10 Jahre bleiben, aber ich glaube, wir bleiben noch ein paar Jahre. Ich habe Germanistik studiert und Philosophie. Und ich habe aber immer in anderen Betrieben gearbeitet, in anderen Hütten. Und deswegen war es für mich nicht so fern, so als Ferienjob. Und dann irgendwann dachte ich, aber warum eigentlich nicht selber? Sali, piazzi la corda, noi qua ci imbraghiamo, si sale. Dove ci troviamo qui? Qua ci troviamo al Casnilet, è una cima del Casnilet. Tranquilla, sì. Chi è abbastanza friabile tutto, no? Però se non denti tranquilli al fondo benissimo. Ok. Adesso sarà
Vedete, vieni giù, tomanetti. Ok. Tiro fuori una volta. Sì, sì. Le boom, no? Però ti che sempre un punto. Se ti te fa questo, non lo chi, te ga. Ti fa così. Ti va. No, che ti sa. Alla, sì, che sì, al doppio. Ti sa come va. Tiro la vita. E dopo ti rampiga e ti puntati in avanti questo, che sia sì un po' in avanti. Però se ti sta culo c'è vagdore il coso e dopo il tiro in avanti. Ti te guarda, ti due te va al mei per te, eh? Ok. Ok. Te se porta taxi, dopo se si indi pure piazzare una corda di sicurezza alla cima. Va bene a Dalila. Ok. Stai facendo un po' attenzione. Alza il foro. Ti metti da dire ad alzarsi? Sì. Ho in generale una vita abbastanza strampalata, nel senso che faccio mille cose, non ho proprio degli orari fissi, non ho dei giorni di lavoro fisso. Bene. Dopo stai via? Perfetto. Urde, cesci, al funziona, al meste. Quindi adesso essere in un trekking così è stato uno stacco netto. Poi adesso sono 4 giorni che non ho neanche linea sul telefono, quindi sono lontana dal mondo. C'è un vento assurdo, occhio, una scia giù. Fredo? Sì? Dopo recuperi la corda, vuoi che è in giù tu c'è? Sì, sì, ti recuperai più la roba che ti trovi in giro. Sono andato a posto che attacca sul. Ma da svelto al muschetto, sta che attacca sinta al muschetto, che la finiamo più facile da tenere in, attacca il più rinta che lo sci. Okay. Già passa al metto sotto, sì. Ti lancia sinta al muschetto una volta e poi ti rilancia sinta sì. Un'altra volta. No? Oh, dormi a tirare una doppia corda da qui alla capanna e veniamo là in. Sì, eh? Si tirò per il mio male. Guardalo là la campagna. Una bella tirolien. Lì in faccia, una sì. Tirolien. Buona. Ma se c'è ancora l'arreto. Retus. Ma che è sta sasso? Adesso arriviamo qua in un posto un po' più difficile, non è molto difficile, ci sono anche dentro le catene e tutto, però anche lì per favore stare un po' attenti. E questo qua adesso è il sentiero nuovo che l'hanno fatto da un paio di anni e prima andava giù qua in questa valle, ma lì è giù una morena che cascano i sassi e dopo hanno dovuto cercare un'altra soluzione. Dopo lì vedete che c'è la capanna al forno e noi risaliamo, lo vedete lì un po', il sentiero che va sulla di quella ganda tutto a sinistra e dopo siamo fuori in capanna. Thank you.
attenti alla catena, Tiene questo. Grazie Romano. Bello, inaspettato. Vediamo la capanna un po' più vicina. Ghiacciai ci cambia troppo il tracciato per i miei gusti, quindi mi dispiace per loro ma anche per noi. Sono stimolanti anche questi passaggi, non è mai noioso. Guarda lì, non fai in tempo ad annoiarti. È stato avanti da me che hanno detto più e quasi da tre, e me che è stato scritto più davanti. Devo dire che nella testa non c'è la stanchezza, cioè c'è quella fisica del essere, aver camminato sei giorni, della fatica, sì, fisica, ecco, proprio della prestazione così, però per me la stanchezza mentale è un'altra cosa, è quella proprio che ti assilla perché hai mille pensieri. Pensavo proprio oggi salendo o anche scendendo, non riesco a concentrarmi nel pensare a cosa c'è a casa. Ed è una cosa positiva. Per me la cima è il traguardo di ogni gita che si fa, però non è un obbligo da raggiungere, specialmente d'inverno non rischio qualcosa in più per arrivare a una cima per dirci lì, se non riesco quest'anno forse ci arrivo un altro anno con altre condizioni. La famiglia che non stai sentendo da un po'. Sì, vorrei sentirli adesso, dopo alcuni giorni piacerebbe sentire la piccolina più che altro, perché un po' è quella che chiede, che vuole parlare ancora con me. Gli altri due più grandi l'ho sentito ieri un attimo, ma proprio veloce. Pensavi che te ne ha già portato su? Comanda giù Romano. Eh? Comanda giù Romano. Mi to porta giù il jazz. Romano le vengi giù la di. Ma che mi faccio male lì cosa? Mi to porta il jazz. Ah sì, allora vedi che l'ha lì. La mette posto. Cos'è successo, ci credo? Niente. Cosa vuoi che sia successo? È un ginocchio, non è mica una cosa. Però penso che non posso più forzare tanto. Pensi che le stracca il ginocchio? Pensi che la tua avventura col numero è finita? Pensi di sì. Per volta cambia niente. Per volta avvicina al Crameri, continui con lui. E mi passi giù qui o vuoi via con l'elicottero a Samadi, non sì. Non cambia niente, via vera che cambia niente. Non penso proprio che non cambia niente. Perché? Sì, Fredo, abbiamo iniziato l'avventura insieme, sarebbe bello concludere. Ma è chiaro, no, è chiaro, però non posso forzare un ginocchio che dopo ho problemi. Ma non puoi dire che non cambia niente. Non dovete essere tristi, perché può succedere a tutti qualcosa, eh. Ed è
Non è, non penso che male, non voglio forzarlo di più perché le mie proprio. Non te porta il senti che il te mia. Senti che il te mia. E le prossime senti, tappe? Eh? Ah, per la prossima tappa è la vendura, ecco. Ah. Peccato. Mamma mia. Dalila, come stai? Meglio, dai. Oggi è andata molto meglio di ieri. Non si è gonfiata così tanto. È scesa solo sulla caviglia ormai. Adesso la botta è scesa di qua. Ma ho messo la cavigliera oggi, quindi ho aiutato. E poi la fascia. Ci sono persone che dicono siamo fortunati a vedere un ghiacciaio. Sono felici di essere grati, di essere ancora dei testimoni di quello che è. Altri che dicono soffro troppo a vederli così. Io mi reputo fortunata di poterli vivere ancora, ovvio soffro. Penso che noi abbiamo la responsabilità di fare qualcosa, ecco, quello sì. Die Moräne verändert sich sehr stark. Der Gletscher natürlich auch, aber das ist ein bisschen wie man ein Kind aufwachsen sieht, fällt es einem selber nicht so auf. Und wenn Freunde von uns kommen nach einiger Zeit, sagen sie, wie groß ist Lara geworden? Und mit dem Gletscher ist es ein bisschen ähnlich. Dann jemand war vielleicht 2 Jahre nicht hier und dann sagt er, wow, der Gletscher ist so weit zurückgegangen. Aber uns fällt das vielleicht nicht so auf. Vor, wann ist das? 3 Jahre her. Wir haben gedacht, okay, wir können damit nichts machen und dann nehmen wir das auch teilweise als Vorteil. Und so, vor allem Beat hat neue Wege gebaut, die vorher nie möglich wäre. Man musste wie die Hütte ein bisschen umdenken, ein bisschen wie neu definieren. Früher waren es eher Gletscher, Wanderer, Hochalpinisten, die zu uns gekommen sind. Die waren noch nicht da, aber die zuvor heute gekommen sind. Und heutzutage sind es vor allem Wanderer und wir haben versucht, diese Entwicklung ein bisschen ja, zu antizipieren, indem wir eben die Wege ausgebaut haben und neue Wege gebaut. Und das ist auch etwas, was natürlich Spaß macht, so ein bisschen. Nicht nur die Hütte, aber auch die Möglichkeiten zu entwickeln. Als die Hütte gebaut wurde, war die fast am Gletscher. Ja. Und der Gletscher ist wirklich etwa 200 Meter gesunken. Hier hinten war alles Gletscher. Ja, und da ist die Hütte jetzt und jetzt hast du ein großes Loch da. Wann war das? In welchen Jahren das? Das denke ich, das war kurz nach der Erbauung, 1889. Da war alles Eis. Eindrücklich. Nichts zu tun mit was es jetzt gibt. Oggi è stata una giornata che doveva essere semplicemente quasi di transizione. Si è conclusa male. Abbiamo perso la nostra guida, Siffredo non proseguirà con noi e questo succede in montagna. Lo sapevamo già in partenza che cose di questo genere capitano, quindi bisogna essere flessibili, bisogna andare avanti e andremo avanti con una nuova guida che ci ha raggiunto poco fa, Moreno, che conosceremo domani. È magnifico, cioè, è un sogno essere isolati così tanto, però è vero anche che poi si amplifica tutto, se qualcosa succede sembra... E qua... È tutto bellissimo ed è tutto a volte un po' più difficile perché siamo via da tutto. Tu come stai? C'è lì il stambecco. Entriamo in Italia. Siamo sull'Alpe dell'Oro, abbiamo un magnifico panorama sul Monte di Sgrazia. Eia di Scuer in lingua romancia. Ecco, campo base. Benvenuti al nuovo team guide.
In cammino tra i ghiacciai. Presentato da Scarpa, No Place Too Far. Scarpa,